da anni combattiamo, insomma, per l'eliminazione dell'amianto in questo sito che si estende per circa 16.000 metri quadrati, per quello che sono le risultanze anche di alcune consulenze. E sono state fatte due denunce, una nel 2002 e successivamente una nel 2007. Archiviate dalla magistratura, le denunce le abbiamo fatte sia io e mio marito a tutela della nostra salute, poi tra l'altro ci premeva anche tutelare la salute pubblica, perché se l'amianto sarà eliminato non sarà un vantaggio solo per noi, ma sarà un vantaggio per tutti i cittadini di Maria di San Lorenzo. E le denunce, ripeto, sono state archiviate perché si è ritenuto la magistratura che non ci fossero responsabilità né dei proprietari né del comune né della regione per una serie di circostanze che sono esposte nel provvedimento di archiviazione che poi magari provvederò a fornirvi. Dopo la seconda archiviazione, con i cittadini di Maria di San Lorenzo che hanno registrato un incremento di tumori, soprattutto ai polmoni, in questo paese, ci siamo decisi a smuovere un pochettino le acque e interessare voi, la stampa. Non abbiamo altrimenti modo per farci sentire se non questo, e quindi continuiamo a chiedere che il sito sia bonificato dai proprietari, dal comune, dalla regione, da chiunque ne sia comunque responsabile, e che venga restituita ai cittadini la salute pubblica che si meritano. Se la salute è in cima a tutte le esigenze della politica, che qualcuno faccia qualcosa. Qui c'è la salute pubblica a rischio. Venga subito, immediatamente, è da molti anni che si chiede questo, però bisogna farlo subito, perché c'è un allarme, tra l'altro c'è un pericolo sanitario reale in questa zona, c'è un aumento di tumori legati soprattutto alle vie respiratorie, che fa pensare ad una correlazione tra questo amianto ormai assolutamente deteriorato per questa malattia, per cui bisogna intervenire immediatamente, intanto per la bonifica e la messa in sicurezza di quest'area, successivamente per intraprendere l'acquisizione e un progetto di riqualificazione di quest'area che è importantissima, potrebbe diventare veramente un esempio di archeologia industriale legata a tutto il settore turistico, che in questa zona è non solo in ripresa ma è arricchito anche da fenomeni quali la nidificazione delle tartarughe, altre cose che potrebbero rendere questo comprensorio appetibile.